Hello everybody and welcome to our first pillola di didattica for English, right? Uh, my name is Joseph. I work for Giunti Scuola, Giunti ELT and e quindi oggi vi presentiamo la nostra prima pillola di didattica per la um, insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria. Uh, today I have a very special guest. My good friend, the super, extraordinary, wonderful teacher, eh, Mariana Luce, che ci spiegherà un po' come lei affronta la grammatica in aula, in modo anche molto eh, coinvolgente e giocoso. Before we begin, hi everybody, hi. If you need to write to me, eh, mi potete sempre trovare at giuntielt@giunti.it questo è il mio indirizzo mail potete scrivermi e eh, if you are looking for material if you need uh, an audio for something hey joseph can you uh, record uh, an audio about uh, my daily routine che ho fatto anche ieri per una per una maestra quindi se avete bisogno mi potete sempre scrivere giunti -giunti and and um, Today we will present uh, S is for simple signs, fun with grammar. Okay? Quindi questo uh, eh, abbiamo um, chiesto l'aiuto alla nostra super maestra Mariano Luce, eh, vedrete spesso Mariano Luce eh, che pubblica eh, dei video bellissimi eh, sulla nostra pagina eh, Facebook. Questa è la prima eh, pillola, poi ci sarà un'altra eh, ad aprile, il 21 aprile, per essere esatto, the 21st of April, for um, valutazione. Okay? E anche questo sarà a cura eh, di Mariana Luce. E non so se avete visto, abbiamo anche iniziato la nostra iniziativa di storytelling in class. Abbiamo fatto eh, venerdì scorso il primo episodio di Ricky the Braindrop. Eh, Ricky did a rap, <ride> drip, drop, eh, potete vederlo anche questo eh, sul nostro canale YouTube di Giunti Scuola oppure sul nostro sito eh, giuntiscuola.it, eh, ho fatto insieme al nostro eh, super amico Mr. Anderson eh, che fa parte anche del corso Circle Time che abbiamo fatto con eh, Giunti Scuola, quindi... Ehm, Facciamo il, il ciclo dell'acqua anche per i bambini diciamo più piccoli, partendo magari dalla seconda, terza, quarta quinta, e quinta. Quindi intervallando con giochi, con rap, e poi eh, anche questo avrà un altro episodio il 13 aprile, dove eh, faremo eh, sempre con Ricky the Raindrop, però eh, There's a Little Danger, no? Quindi andiamo ad affrontare i temi di pollution, eh, environment. Uh, plastic and things like that. E quindi magari eh, il secondo episodio sarà per i bimbi, per i ragazzi eh, più grandi, magari quarta e quinta. Sempre in diretta, ma poi eh, se non riuscite a seguirci in diretta c'è eh, sempre la registrazione. Come vi ho detto oggi, ehm, ho chiesto aiuto a Mariano Luce, Mariano Luce pubblica tantissime eh, attività per noi che vanno in aggiunto ai nostri corsi Circle Time e I Like English Gold. Queste attività potete trovare liberamente e eh, gratuitamente sul nostro sito I Like English Giunti eh, su Facebook dove mettiamo video schede e, e, e tant'altro i suoi video hanno tantissime eh, visualizzazioni e quindi ho pensato chi meglio chiedere oggi per aiuto anche su una cosa di grammatica e proprio lei, Mariano Luce, ci ha curato anche vari aspetti dei nostri corsi negli anni, quindi eh, e quest'anno vedrete con i nostri corsi, lei ci ha fatto anche la guida per la valutazione, quindi da guardare sicuramente. Adesso andiamo a vedere eh, il video che ci ha preparato su, sull'S, come presentare eh, eh, lo spelling, no? plural spelling ma anche come puoi collegarlo al present simple One second and here we go Nobody knows What teachers need better than teachers? And here I am today. I'm Teacher Marianna. Sono una di boy. And I'm going to share with you some fun ways to teach grammar. Yes, grammar. Can you imagine your students? Oh no, please, grammar is boring. But it's not like that. Remember to think out of the box. Pensare fuori dagli schemi. Hmm. Credetemi, strutture e regole possono essere presentate in modo giocoso e accattivante. It's like magic. But, you know, we do magic every day. I bambini hanno una spiccata sensibilità linguistica e sono in grado di imparare le regole in modo naturale. Nella scuola primaria la grammatica si studia, non si impara a memoria. Il libro è uno strumento fondamentale per l'acquisizione linguistica, offre linee guida, spunti da cui partire e rende tangibile l'apprendimento. Le spiegazioni grammaticali sono presentate in modo semplice, con schemi e una grafica molto accattivante. Indubbiamente, la grammatica è un'ossessione, soprattutto per noi adulti, e il testo è un riferimento importante, è un feedback che permette ai genitori di seguire il proprio figlio a casa e di comprendere le strutture che sta imparando. Poi, ciascuno di noi insegnanti. Trova la modalità per portare l'inglese fuori dalle pagine del testo, per rendere l'apprendimento fruibile, naturale e divertente. It's important to connect the book activities to the students' abilities and learning styles. We know children learn by doing e nel rispetto delle intelligenze multiple dobbiamo insegnare l'inglese coinvolgendo tutte le abilità dei bambini. Fisiche, socio-emotive, cognitive e creative. Ora vi presento delle semplicissime attività che potete adattare a qualsiasi argomento e che permettono ai bambini di interiorizzare quanto stanno imparando. Here is my magic bag! Games and pictures help children repeating vocabulary again and again without getting bored. So, let's get started! I usually use Props, oggetti di scena. Or visuals, pictures. Elementi visivi, immagini. To grab students' attention. A picture is worth a thousand words. You can use storytelling with grammar. Do you know how? Let's see. Here he is, Mr. Hess. Hello. I'm Mr. S. I've got a superpower. I can change words from singular one to plural more than one. Hello, Mr. S. Do you work all alone? No. Sometimes I need my friends' help. Who are your friends? Here we are. Miss Rye and Miss Re, ready to help. Nice to meet you all. After that, children will be sat nicely. You'll have your attention and children will be ready for the next step of your lesson. E aiutandomi con semplici personaggi potrete spiegare facilmente. le variazioni ortografiche dell'aggiunta della S al plurale, che poi sono le stesse della terza persona singolare del simple present. Generalmente questi due argomenti li porto quasi in parallelo. Circle Time di quarta. C'è una pagina dedicata al plurale, è già molto colorata e semplice da comprendere. Vedete questi tre cerchi? Io li rendo reali, concreti. Vi faccio vedere come. Un cerchio per le parole a cui si aggiunge solo la S, un altro per le parole a cui si aggiunge ES e l'altro ancora per quelli in ES. I split the class into two teams and we start the game like that. I use flashcards or pictures. Posizionando i tre cerchi sul pavimento, i bambini si divertono a mettere l'immagine nel cerchio appropriato. Per esempio, This is a horse. Which is the right circle? E posizionano il cavallo nel cerchio della S. Please write the word on the board. don't forget give positive feedback when an answer is right well done good job very good excellent ma cercate di motivare incoraggiare anche chi non risponde correttamente nice try remember to call shy students too come here mary what is it Yes, it's a bus. Where do you put this bus? In which circle? That's right. Nel cerchio con S. Give time and encourage. Let's do it together. This is a diary. Where do you put this object? Yes, nel cerchio con yes. Use words that children already know quite well, but you can also try to introduce new vocabulary. Let children who answer incorrectly to play again, so to build up their confidence and give extra practice. Potete proporre lo stesso gioco dei tre cerchi con i verbi alla terza persona singolare del simple present, utilizzando le flashcards relative all'attività del tempo libero e lo sport. Un'alternativa al gioco dei tre cerchi è quello di utilizzare three boxes. With words. Marco, can you please read? good. good. Which is the right box? This one! Great! Goes! Here it is! Smiling and eye contact are two important things to keep. Anche un semplice esercizio di scrittura può essere divertente sostituendo la penna con le letterine create con i tappi di bottiglia. Ora vi propongo il gioco dell'intruso fatto con le flashcards. Here you can see three farm animals. Two words are regular plurals and one is different. Which one is it? Yes, it's your turn. Mice! Right! Pig, pigs. Duck, ducks. But mouse is mice in the plural form. And how about these three animals? Monkey, donkey, bunny. Which is the odd one out? Great, bunny. Prima delle parole, monkey, donkey, c'è la vocale. E si aggiunge normalmente la S. Mentre Bunny ha la consonante prima della Y. E allora si trasforma la Y in una I. E si aggiunge S. Yes! Here there are a bag, a watch and a dress. Which is the other one out? The plural of bag is. bags. the plural of watch is watches. the plural of dress is dresses. great. so here we had an s. bag, bags. here we add es. watches. and the same here. dresses. The hard one out is bag. Do you like my hammer? I often use objects like that because they help me in engaging children, especially the ones who have trouble in keeping still in class. Imparare una lingua significa inevitabilmente imparare la grammatica. Soltanto che a un adulto spiegherai le regole. A un bambino gliele farei vivere giocando. Anche attività e giochi così semplici possono rendere entusiasmante una lezione grammaticale e renderla estremamente inclusiva anche per i bambini BES e DSA. Il gioco rende tangibile l'apprendimento, favorisce l'interazione con i compagni e l'insegnante e stimola la creatività. so much advice from Mariano Luce. Thank you, Mariano Luce, um, per il tuo video. Thank you very much. Um, there were lots of uh, interesting suggestions. Um, mi piace molto quello che hai detto all'inizio. Grammar is an obsession that we adults have. Ed è vero, è molto vero questa cosa, soprattutto con l'inglese. Sapete che a scuola eh, in America noi non studiamo la grammatica. Eh, <laughs> it's, uh, it's very curious, but it's true. Uh, we study spelling. Um, comunque dobbiamo trovare sempre il modo di eh, coinvolgere i bambini e mi piacciono molto l'idea. Eh, dei tre cerchi, with the, the Superman S, right? Quindi Mariano Luce ci ha spiegato anche come creare una storia, una narrazione per spiegare la grammatica. So there's the Super S with his uh, sidekicks, right? His uh, friends uh, I and ES, che uh, aiutano a trasformare le parole mh, al plurale o eh, nella terza persona eh, singolare per il present simple. Uh, so, thank you very much, Mariana Lucia. Thank you for joining us today. Eh, alla fine, lì eh, Mariana Lucia ci ha fatto vedere anche la nostra nuova eh, produzione. Mm, se avete piacere, di eh, andare a vedere eh, i nostri libri. Eh, si può trovarli eh, o sul sito di Giunti Scuola o sul sito eh, libri di testo2022.giuntiscuola.it e troverete anche i nostri corsi eh, di inglese, ma anche tutta la nostra produzione di Giunti Scuola. Quest'anno abbiamo un super uh, I Like English Gold, un nuovo pack uh, con tante novità, e abbiamo anche Circle Time, anche questo uh, testo con delle novità. So, I hope to see you again in April, uh, look out for our uh, storytelling, and um, if you need me, You can write to me giuntielt@giunti.it and I will respond immediately. Bye everybody. Bye bye.